Mi viene naturale pormi alcune domande. La prima, perché un vaccino può avere effetti e efficacia diversi a seconda dell'età? Beh, prima di tutto perché intanto c'è sempre una risposta individuale a ogni tipo di trattamento e la risposta immunitaria, parlando dal punto di vista statistico, tende a diminuire man mano che si sale con l'età, per cui la risposta immunitaria, per esempio, dei soggetti che hanno più di 65 anni è minore dei soggetti che hanno meno di 65 anni, Sì, sempre dal punto di vista statistico. Poi ci può essere anche un certo. ottantenne che ha una risposta maggiore, E insomma, ma questo incide sull'efficacia del vaccino? Incide sugli effetti no, ma è collaterali? sempre, no, è sempre più che sufficiente perché diciamo c'è una stima al di là della quale il vaccino sarebbe considerato inadeguato, ma tutti i vaccini che sono stati approvati fino adesso sono al di sopra della soglia che si considera essere efficace. Per i bambini, naturalmente, bisogna ancora aspettare, ma ripeto, nell'ambito di 2 o 3 mesi dovrebbe essere disponibile per tutti. Certo, quando l'EMA annuncia che da una certa età il vaccino è efficace, vuol dire che c'è una documentazione adeguata Ok, per stabilirlo. però le Quindi chiedo, no, siccome stiamo parlando anche di capacità reattiva del nostro sistema immunitario, e lei diceva che i ragazzini hanno una risposta immunitaria migliore, no? Rispetto a quella delle persone via via più anziane. Questo spiega anche, ricordiamolo magari al pubblico che ci segue, questo spiega anche perché si ammalano di meno, cioè spesso sono certo, in contagiati, ma parte. non hanno una malattia grave, non sviluppano una malattia grave. Sono vettori, ma non finiscono in rianimazione o in terapia intensiva, per capirci. È così? Esatto, ci sono 2 motivi in realtà. Uno è certamente quello che ha detto lei, cioè che rispondono molto bene dal punto di vista agli attacchi, diciamo, indotti dal virus. E l'altro è che nei bambini questa proteina che chiamiamo ACE2, che è la proteina a cui si aggancia il virus per entrare Sì. nelle nostre cellule, è presente in quantità minori Ah. rispetto agli adulti. Quindi questo è un altro sistema Quindi di ci sono protezione meno che hanno possibilità, diciamo, di essere attaccati. Certo, sempre dal punto di vista statistico, cioè se prendiamo tanti certo. bambini, hanno meno ACE2 degli adulti. E senta